Vi siete mai chiesti come funziona il cibo nei film? Se gli attori mangiano veramente, se ingoiano o sputano, o se il cibo cucinato è effettivamente buono? Ma soprattutto, come fanno a gestire una situazione non reale e poi subito dopo affrontare la vita vera? In questo video vi parlerò di quali sono le tecniche usate dai registi per riprendere gli attori che mangiano delle pietanze. Quindi se siete interessati a vedere questo video, continuate la visione. Io sono Captain Ned e bentornati su Chuck e Azione. Dunque, in questo video voglio anche comunque fare chiarezza su alcune cose che a noi spettatori risultano un po' incredibili. Ad esempio, immaginatevi un attore che sta facendo una scena in cui deve cenare, una scena con varie portate, tra l'altro, e in queste varie portate comunque ci sono antipasto, primo, secondo, dolce, qualsiasi cosa. E metti caso che a metà della scena le riprese si interrompono per far fare all'attore una pausa pranzo fuori dalle riprese, insomma nel backstage. Quindi immaginatevi voi come cavolo sia possibile che queste persone, questi esseri umani, riescano comunque a mangiare sia nella scena dove vengono ripresi, sia nel backstage. Come fanno a non sentirsi male? Ed oggi ve ne andrò un po' a parlare, perché la faccenda ha un po' dell'incredibile. Partiamo comunque dal presupposto che tutti i piatti serviti, tutto il cibo che noi vediamo sullo schermo, è generalmente commestibile, tranne alcune cose che comunque sono messe lì per fare un effetto visivo. Tramite un'azione di campo contro campo, insomma tecniche registiche dove riprendono la bocca del protagonista, insomma di colui che mangia e anche gli altri, fa in modo che tramite poche masticazioni, tra l'altro a volte finte, dove l'attore prima si mette qualcosa in bocca e poi mastica, si riesca a percepire un po' come se stesse mangiando chissà quanto, ma in realtà non è così. Comunque, grazie alla cinepresa si riesce a inventare talmente tante cose che neppure immaginiamo. E quindi questo gioca un po' a favore dello spettatore che crede che il protagonista stia mangiando, ma in realtà sta solo masticando alcune cose che saranno un decimo di quello che vediamo sul tavolo. Parliamo invece di qualche drink, di qualche bevanda, il vino. Il vino generalmente nei film non è veramente vino, ma è una bevanda colorata, non alcolica, se no sarebbe impossibile dover sottoporre un attore per forza a bere alcol, come se fosse male, tra l'altro. Un bicchiere di vino non ha mai fatto male a nessuno. Tra l'altro il rosso viene anche messo in particolari diete per prevenire problemi cardiovascolari e circolatori, quindi un bicchiere di vino rosso lo potete far bere a questi attori, porca miseria. Il caffè generalmente sono delle tazzine vuote e quindi i personaggi, gli attori fanno finta di bere il caffè quando vediamo che porgono la tazzina verso la bocca. E abbiamo avuto anche in un film abbastanza recente, ovvero House of Gucci, Lady Gaga che aveva avuto un po' da discutere perché nello sbattere il cucchiaino sulla tazzina non si era vista neanche una goccia, quindi è stato abbastanza palese e evidente che la tazzina fosse vuota. In ogni caso, a prescindere che questi attori mangino o bevano veramente o per finta, quello che conta è l'illusione, l'appagamento che noi da casa capiamo che loro effettivamente stiano mangiando e bevendo. È questo quello che conta davvero. L'illusione che quello che viene consumato sia veramente delizioso. E forse è anche così. Sarà però probabilmente vecchio di ore. Quando vedete un piatto fumante che continua a esserlo di inquadratura in inquadratura è probabilmente frutto di una post-produzione con l'aggiunta di effetti digitali. Tecnica a parte, comunque noi ricorderemo molto bene quella bellissima scena di Terence Hill nel Lo chiamavano Trinità, in cui si mangia una padella di fagioli facendo pure la scarpetta. Quanto viene fame a noi spettatori in quella scena possiamo solo immaginarlo. E lì si presume che comunque li mangi per davvero. Quindi io credo siano sì delle tecniche registiche, però dipende anche come vuole lavorare il regista. Se il regista vuole una cosa più reale e naturale del mondo possibile, ovviamente lo fa mangiare davvero. Se invece è una scena di pochi secondi o pochi minuti, è inutile farlo mangiare davvero. In quel caso di Terence Hill c'è stato un po' di tempo per fargli finire quella padellata, perché voleva concentrare la scena su quella cosa lì.
nei film in cui ci sono attori che soffrono di obesità, o insomma il cibo e l'alimentazione sono i protagonisti un po' di contorno di tutta la pellicola, è ovvio che si tende a mangiare davvero. Si vede anche come uno inghiottisce, si vede, cioè lo vediamo. Quindi sta tutto nel regista su come vuole palesare il momento in cui si mangia o si beve. Dipende tutto da quello. Io ragazzi sono arrivato alla conclusione di questo video, spero che vi sia stato di interesse e che vi sia piaciuto. Iscrivetevi al canale, cliccate sulla campanella che è sempre una cosa importantissima. E da Carta Nerd qui oggi è tutto e noi ci rivedremo presto in un prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!